Cari strateghi, sentite la musica risoluta o forse no perché non so a che livello mixerò l'audio, ma ben ritrovati su Re Strategy. Siamo qui. Nell'anno 1733 abbiamo un obiettivo ancora ambizioso. Due enormi potenze europee di fronte a noi, sì, gli ottomani li considero europei, la capitale è Costantinopoli. Due enormi potenze europee che dobbiamo cacciare dall'Africa. Pian piano, ci stiamo lavorando. Ce la faremo. Flotta, mano alla flotta. Speriamo che questa flotta sia forte abbastanza per resistere a olandesi e francesi combinati. È un grosso speriamo. Imbarcatevi. Andate su. Circumnavigate l'Africa. Marocco ci insulta, ma il Marocco cosa vuole? Attenzione, questa flotta francese è prevalentemente trasporti. Abbiamo molti più galeoni. Abbiamo anche parecchi galeoni a tre ponti. Via, navi grandi a tre ponti. Ship of the line. Come direbbero i britannici. Ah, c'è di nuovo l'evento della fede sincretica. Ma non abbiamo neanche più così tanti feticisti in Africa, ma vabbè. Becchiamo un po' di corruzione perché i viceré coloniali fanno un po' quello che vogliono. Capita! A volte capita anche ai migliori. Qua diamo autonomia, è solo una provincia, non voglio. Ok, il Papa è stato mandato gambe all'aria. Cede Urbino a Venezia. Ma dai, Venezia, beh sì, dai, è nel Golfo, nel Tyle. Adesso anche l'Austria verrà fatta fuori, ma sinceramente a noi va bene così. Perché vuol dire che possiamo finalmente. Cioè, non abbiamo più quel war score negativo. C'è la rivoluzione in Bengala? Bengal rivoluzionario? La rivoluzione è nata a Deccan? Attenzione, tra l'altro si sono presi. No? Erano già grossi così con questa forma? Settima grande potenza, il Bengala rivoluzionario. Un'India che comunque è stata. La patria dell'illuminismo in questa strana partita. Guardate che abbiamo Goa. Ereditata dai portoghesi. Molto bello. Adesso. Fammi reclutare un generale qua perché. Mi dava fastidio. Esatto. Meglio. La scritta Congo è enorme. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso sto posto qua. Arguin. Che è abitabile ma non è raggiungibile facilmente perché c'è solo deserto inattraversabile. Wasteland. Wasteland. Distrugge una terra non base. Cosa mi dice il cervello? Adesso. Adesso. Adesso non ci resta che aspettare. Oh, tra l'altro speriamo che la rivoluzione non inizi a diffondersi. Dall'Africa potrebbe arrivare. Dall'India potrebbe arrivare in Africa. Sarebbe fastidioso. Perché non è facile diventare rivoluzionari. Quello è il discorso. I bonus sono belli. E anche. Il problema è la fase di transizione. Che è una. Un fastidio pesante. Facciamo edifici del force limit. Abbiamo fatto qua. Sì, abbiamo fatto. Ci prepariamo a fare la guerra parallela col Paraguay adesso. Con calma. Andiamo a riprenderci sta provincia. Altro generale. Per favore andate qui. Ah, si stanno spostando. Perfetto. Prendeteli. Chi è che vuole soldi? No, non ho tutti sti soldi. Niente accademie scientifiche, accademie dei lincei, accademie varie. L'innovatività tanto è abbastanza buona già così. Va, 30, 36. Ma ci sta, siamo partiti che non avevamo il feudalesimo ed eravamo una tribù. E siamo diventati questo, quindi non venitemi a fare una lezione sull'innovatività, dai. Stiamo devastando le colonie francesi, non fa molto war score. Per adesso. Cambierà comunque come cosa. La pioggia porta la fertilità. Aluba.
Chi è che ha mandato un mercante qua? È venuto a rompere un po'. Adesso vediamo comunque. Chissà che io non possa fare lo sbarco in Olanda. Quante navi hanno? Ah, improbabile, no, no. C'è il rischio che sia i francesi che gli olandesi mi intercettino la flotta, poi finisce davvero male. Aspetta, 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 però. Questi dove stanno andando? Forza, distruggete una parte della flotta commerciale francese. Almeno smettono di tirarci via. Esatto, prendeteli, prendeteli! Prendeteli! Ah, in realtà ci sono i galeoni. Si sono ritirati, però. Guardali come corrono, guardali come corrono! Là là. Riusciamo a bloccarli qua? No, no! No, ci sono le navi olandesi! No! Adesso perdiamo tutta la flotta. No, per fortuna possiamo farla tornare. Esatto, guarda quanti sono. Scappate nel porto in Portogallo. A Porto? Il porto di Porto. Assolutamente, flotta combinata olandese e francese. Pessima idea, pessima idea. Ma questa idea balzana di supremazia navale ormai non me la tolgo comunque più dalla testa. Non abbiamo più marinai. È un po' un problema, non avere marinai. Russia, mi mandi dei marinai? Lo so che è una richiesta stratipica. No, non ne ha. Messico? Messico me ne manda 1300, meglio che zero. Non mi metta a fare gli edifici. Fai un po' vedere. Vedi che danno i marinai? Che spreco pazzesco. 840, uno ne faccio perché quello dava parecchio. Ora facciamo gli edifici della manpower, quelli almeno dove c'è il grano. Le soldier house. Le manifatture della manpower. Comunque è complicata la faccenda qua. Anche quando buttano fuori l'Austria. Non credo che la Francia mi darà questa provincia per adesso. Vediamo un po'. Vabbè, per adesso no, perché c'è l'Austria ancora dentro, infatti. Finché l'Austria sta in mezzo. Ok, facciamo così. Vedo il Paraguay in difficoltà, perfetto. Hanno un sacco di ribelli, è una ribellione contadina. Perché il Messico è in mezzo qua? Sono alleati? Sono alleati. Messico, la rompi l'alleanza col Paraguay? Non preferisci l'alleanza con me? Siamo in guerra, non possiamo chiederglielo, giusto? Ah, questa guerra durerà un bel po'. Vabbè, tanto era una guerra non importante quella con il Paraguay, era più per il meme era. Quindi non è un problema. Tech 26 diplomatica? Becchiamo così. Marocco ottomano. Dovrò dichiarare a Majafit per poter attaccare il Marocco senza tirare dentro gli ottomani. Per fortuna Majafit è più di là che di qua. No, ma infatti. Ah, sono alleati anche con Xi perché sono tributari. E Xi potrebbe essere un problema. Ishi. Fastidiosissimo Marocco. Effetti del commercio in caffè più 5% di recupero della manpower. Scusate se poco. Quello è un effettone. Anche che un 5% fa sempre un sacco piacere averlo. Manpower massima 348k. Comunque mi aspettavo di più. Mi hanno occupato tutto il Portogallo? Mannaggia i francesi. Mannaggia, mannaggia, mannaggia i francesi. Qua eravamo avanti, eravamo al massimo dei punti papali. Cosa mi invento adesso? Austria, arrenditi. Come mai l'Austria non si arrende?
Sono seriamente preoccupato. Che problemi hanno? Mi stanno devastando il war score. Questo forte è a meno 99%. È imprendibile. Non cadrà mai. L'Olanda ci chiede cose? Ma io non ti do niente! Ma come? Ok, l'Austria si è levata di torno. Come potete vedere, adesso cambia tutto. Nuovo erede Garcia. 2-1-2, terribile, ce lo dovremmo tenere a sto ritmo. Ok. Ora abbiamo un war score positivo con gli olandesi. Mi date questo e questo. Oh là là, fatto! In realtà è tutto ciò che ci serve. Anzi, potrei anche prendermi un po' di roba francese, ma giusto sta roba qua. Fatto! Non mi dai più di così? No, ok. Abbiamo cancellato gli olandesi da lì. Vediamo se adesso spostano il mercante. La Russia ci chiede di entrare in guerra con un macello di gente, tra cui Xi. Accettiamo. Perché? Perché no? Tanto con Xi ci entriamo in guerra in ogni caso per fare la manovra del Marocco che avevo deciso di fare, che avevamo visto poco fa. Quindi, tanto vale farlo, no? Nuovi beni. Aboliamo la schiavitù ovunque andiamo. Siamo liberatori. Continuano a tenere i mercanti qua perché gli conviene comunque tenere. Spingere verso l'Europa, purtroppo. Purtroppo gli conviene, sì. Non siamo la prima economia con 619. Siamo vicinissimi adesso, però, ad esserlo. Ne sono certo. Siamo sicuramente molto vicini. Devo fare. Mi devo davvero mettere a fare. Questo? C'è anche un'altra cosa che dovrei fare. Esatto, trade steering a Goa. Dove sto spingendo? Devo spingere, spingiamo. Un poco alla volta. Tra l'altro la Russia stava stravincendo, non ho mica capito che problemi hanno. Perché hanno chiesto il mio aiuto. Adesso. Dov'è la mia flotta? In pessime condizioni. Si sta riprendendo. Ah, portiamola qui. Ma se fregate perché non stanno facendo. Ah, lo stanno facendo? Erano. Giusto, erano tornati in porto per la guerra, ma stanno facendo protect trade. Un giorno avremo. Una flotta imperiale. C'è ancora chi ha più galeoni di noi. Per il 1914 di sto passo avremo la flotta grande. La flotta più grande. Purtroppo si perdono un sacco di marinai ad andare in giro attorno all'Africa. Guardate qua, siamo di nuovo a zero. È fastidiosissimo. Siamo avanti con le tech. Devo fare admin. Devo devare admin. Ancora adesso, ok. Potrei rigirare il focus probabilmente. Mi converrebbe in realtà. Meno 5% di maintenance. Risparmiare i soldi è sempre bello. C'era una chiesa a 0,33 e una a 0,26. Quelle le faccio perché è davvero tanto. Caso eccezionale. Soprattutto adesso, vabbè, ci sono ancora 80 anni di gioco comunque, quindi 0,33 si ripaga in 25 anni. Tutta salute? Morto uno dei nostri scienziati. Come messa l'inflazione? 4,20. Fammi prendere. No, non tu. Riduzione dell'inflazione. Fa sempre bene. La Russia va avanti con le sue guerre, a noi va bene così. Allora, è il momento di andare dentro al Marocco in maniera netta e decisa. Fargli del male serio. Ma per farlo, dobbiamo fare la mossa del canguro. No, che cos'è la mossa del canguro? Dobbiamo girarci attorno, via.
Ci tocca girarci attorno. Siamo il secondo great power. Come? Oh, la Spagna ci è ripassata davanti. Perché si sono mangiati consistenti pezzi di Illinois. Come si permettono? È un lavorone, eh? Lavoro a tempo pieno gestire sta gente. Allora. Tra l'altro, quante truppe ha la Spagna? 448.000. Non siamo neanche primi per effettivi, vero? Gli ottomani avranno un po' più di truppe di noi. Un po' più truppe di noi. 618. La Russia anche, ma la Russia non conta. È il falso great power. Abbiamo fatto tutti gli edifici che ci conveniva fare. Ah, qua in realtà 1838 di manpower da una sola provincia. Schifo non mi fa, anche se costa un bel po'. Lo sapete qual è il problema qui? Il problema è che non abbiamo il carbone, quindi non abbiamo una sola provincia, non abbiamo tutti quei deliziosi più 5% di goods produced che fanno una differenza incredibile. Io posso però prendere Mayafit? Non so mica, vai, dichiaro. Oh, perfetto, siamo già in guerra con Xi. Dichiaro Mayafit solo per poter attaccare il Marocco. Senza far intervenire gli ottomani. Si va! Qualcuno vada lì sopra, grazie. Che livello sono sti forti? 8 e 8, perfetto. Sono al confine con gli spagnoli, ci serviranno in futuro allora. Declino della qualità dell'armata. È falso! Spendete soldi, perdiamo manpower, ma ci dà più disciplina e più professionalismo. È un eventone, ve lo dico io. Solo positivo. Dovete calcolarlo come un evento semplicemente positivo. Facciamo un po' di stati in più, allora. Cosa vi devo dire? Tipo, qua. Visto che abbiamo i punti per fare i core. Qua... Dio, forse dovrei... No, qua a Katsina non ha senso fare trade company. Facciamo così. C'è qualche cultura che dovrei accettare. Ah, la cultura somala non l'accettavo ed è 11% del mio dev. Questo migliorerà sicuramente l'economia un po'. E qua anche facciamo stato. E poi ci fermiamo perché la capacità governativa probabilmente... Ah, in realtà no. Potrei fare ancora da qualche altra parte. Qui non mi conviene. Qui sì. E anche qua. Ora ci fermiamo. Non so quante truppe al Marocco in tutto, non molte, esatto, 29.000, nessuno sa dove. Dovrei poi togliere queste truppe da qua magari, sono un po' in una posizione infelice e ingestibile. Non le ho spostate. Oh, mi metto davvero a fare un po' di edifici di quelli stupidissimi, dei marinai. Giusto questi. No, ma sapete cosa? Ho fatto una boiata. Conviene poi fare questi qua, in realtà. Danno comunque 2000 di manpower e 400 di marinai, anche che se ne può fare solamente una regione a stato delle trade company. E costano 1000, ma ormai ci conviene. Col 2000 manpower si sente. Ok. Ce lo danno tutto il Marocco? Ma sì che ce lo danno tutto. No! Cos'è successo? La pace dei russi? Mi era apparso il tooltip all'ultimo? Dai che la Russia si mangia un sacco di territori. Vai così Russia, che tanto resti inutile. Come altro potere prendi... Ah ma c'è, vedi, mi dimentico sempre. C'è Liberty Desire dai subject in generale. Meno 33%. Questo riporterà le colonie verso zero. Ah, solo dal dev, però.
Là là. Ah, ma perché vedete, hanno i Dreams of Liberty. Finalmente l'evento rivoluzionario è avvenuto. Dicono: non vogliamo essere colonie. Nonostante tutto, sono ben facili da placare. Placchiamole un po' col prestigio. 20 di prestigio che possiamo spendere perché tanto eravamo al massimo, ma giusto 20 qua ed è fatto. Possiamo fare il Press Sailors. Tipicamente andiamo dai loro marinai e diciamo: adesso voi fate parte della nostra marina. Magari non facciamolo perché è davvero ridicolo ed è anche uno dei tre motivi per cui gli statunitensi si sono ribellati. E per cui poi è pure scoppiata la guerra del 1812, quella dove diciamo che la Gran Bretagna ci ha riprovato, tra virgolette. Magari non facciamolo. Va bene che ci mancano i marinai, ma è stupido farlo. Tanto, tanto stupido farlo. Caro Marocco, io voglio tutto da te. Riesco a prendermi tutta sta roba in una sola guerra? Non so mica. Vabbè, se ne servono due, ne faremo due. Non è comunque la fine del mondo. Salve. Ultima fortezza. Prendetela. Dov'è che posso fare un altro di questi edifici? Qui? No, no, no. Ho sbagliato a cliccare. Uno qua. Un altro 2000 di manpower e 500 marinai. Ottimo, più 9000 marinai. Ci siamo resi conto che il mare e l'oceano è esteso e vasto. Proprio letteralmente diceva quello l'evento. Che figata. Il mare è blu. Più un sacco marinai. Forza, galeoni a manetta. Abbiamo la. Oh, sì, siamo primi per numero di galeoni. Di Ship of the Line. Non sono neanche più galeoni. Sono galeoni a tre ponti. Li chiama Three Decker. Ma Three Decker, perché letteralmente sono galeoni a tre ponti. Tre ponti pieni di cannoni. Ok, ci prendiamo la tradizione. Tanto. In quell'evento il trade-off col professionalismo non conviene. Siamo quasi arrivati all'80% di professionalismo, che ci dà. Ah, riduce il morale preso dalle. Danno al morale preso dalle riserve del 50%. Parecchio forte, in realtà. Quel punto lì. Ah, Maya è fantastico. Non me ne ero reso conto. Praticamente avevano dichiarato Maya con imperialismo, ma. Malacca ha finito di annetterla. Maiafid non esiste più. E quindi quello che è successo è che adesso siamo solo più in guerra con il Marocco. È veramente eccellente, davvero. Marrakesh è caduta? Ed eccoci. Praticamente un 100%. Vediamo se ci danno tutto. Coalizione, solita gente che non entra, sono solo due. Smettono di esistere? Smetti di esistere. Non smettono di esistere. C'è qualche isola da qualche parte che ci è sfuggita? Aspetta un attimo, sono abbastanza sicuro che hanno. Esatto, questo posto ridicolo. Non smettono comunque di esistere. Dov'è che avete? Ah, ok, hanno roba qui? Che però non voglio neanche andare a prendere. A meno che non siano chiodi di garofano. Caffè, no. Il caffè te lo puoi tenere. Ok. Questi siamo noi. Abbiamo lo stesso colore del Marocco, quasi. È un po' confusionario. Ti puoi tenere quell'isoletta lì. Sono estremamente magnanimo. Ok, fatto! Ora manetta. Adesso magari andiamo un po' su di capacità governativa, ma non importa perché abbiamo tutti i soldi per fare un nugolo di tribunali. Bene così.
Ok. Ora sembra molto più congolese quest'Africa. Vi direi che ci siamo quasi. Ovviamente, ma ci sono due grossi elefanti in questa stanza. Ma proprio sesquipedali. Siamo ripassati di fronte alla Spagna, testa a testa. Ma c'è un ma. Eccoci qua, altro generale, abbiamo raggiunto l'80% di professionalismo. Dichiariamo guerra al Paraguay. Ah no, giusto. Vediamo se riusciamo a far rompere al Messico l'alleanza. Col Paraguay. Lo fanno. Bene, possiamo dichiarare guerra al Paraguay e mangiarci un po' di territori. Prima di farlo, in realtà, ci conviene spostare un'armata qui. Ma ci conviene spostarla lì? O ci conviene reclutarla qui, già che ci siamo? Se siamo pigri forti. È salito il prezzo dello zucchero? Alla gente piace un casino lo zucchero, lo zucchero, lo zucchero? Non abbiamo. Abbiamo zucchero ovviamente nelle colonie, quindi. Neanche tanto però, perché. Infatti, ovviamente lo zucchero è tutto dai Caraibi. Cuba in questo caso, che brutto nome messo così in quel modo. È stranissimo. L'ha messo in una posizione astrusa. Forza, forza, forza. Diventeremo egemoni un giorno. Prima della fine. Forse. Altro potere che era scaduto. Dobbiamo fare quel tanto che basta. Fammi abbassare un attimo la maintenance, così possiamo fare edifici del force limit a manetta. No, non adesso. La devo ritirare su. Allora, sì che la devo ritirare su. Niente difficile force limit a manetta. No, questa è la manpower. Bravissimi. Sempre bravissimi. Siamo quasi arrivati al massimo con quella mini armata del Portogallo. Deve essere più grossa di quella di Lisbona. Sì, voglio anche Lisbona perché così. Perché non sto spostando un'armata? Ma avete ragione. So pigro. È che la flotta è qua dall'altra parte del mondo ed è pesantissimo. Siamo di nuovo bassi di marinai. Pazzesco. Pazzesco. Ma perché non stai lungo la costa, che non ti becchi l'attrition? Perché non fai questa cosa? Ah, forse perché c'è l'isoletta lì, ciò. Non la prenderei comunque, quantomeno non alta. Ma mi fa comunque strano. La Spagna è a manpower massimo. Mazza, oh! Sono diventati temibili. Sì, sono più temibili adesso che prima, è quello il punto. Non so come la facciamo. Guarda, ci sono i soldati che diventano marinai. Il gioco si è reso conto che siamo terribilmente a corto e ci sta mandando gli eventi. Grazie, gioco, prenditi pure gioco di me. Ah ah, hai trascurato la flotta. Non prendo le idee navali, eh. Non ditelo neanche per scherzare, neanche come ultime. Su via. Su via, ragazzi. Non scherzate. Navali è ancora peggio marittime, è ancora più esilarante. C'è comunque un sacco di commercio che viene portato via, succhiato verso l'Europa. Slurpato verso l'Europa, proprio così. In una maniera incredibile. Tutte le strade portano ai nodi di Siviglia e al canale La Manica. Secondo Europa Universalis funziona così.
Eccoci qui. Voi direte, ma perché la guerra col Portogallo? È abbastanza inutile. Nel senso, più o meno è vero, ma è anche una guerra facile. Con cui si fa dev, si rinforzano le colonie, così schierano più truppe. E se vogliamo seguire la strategia di un attacco diretto alla Spagna, in Iberia, ci serve anche un'altra provincia. Ci serve praticamente la base più larga possibile per portare un attacco del genere. Questo è poi il motivo per cui lo stiamo facendo. L'Illinois non ce ne frega niente, tanto sono pure... Non hanno neanche sbocco sul mare, se arrivano, arrivano. Sì. Li fermeremo quando arrivano, no? Saremo preparati, via. E a sto punto si va. Guarda quante truppe hanno. Dice che sono parecchie. Paraguay ne ha 94.000 e l'Illinois ne avrà altre. Sì, ok, tra manpower e tutto. Non c'è da temere nulla. La verità è che le colonie bastano e avanzano per gestire sta faccenda. Gli diamo giusto una mano. Salve! Fammi spostare magari un'artiglieria con un vero generale, però. Se no, non la finiamo mai più. In Australia anche. Hanno in realtà un'armata bella grossa. Sicuramente più grossa della mia armata australiana. Del Congo Australia. Eccoci qui. Mi hai dato... No, non esce il disciplina. Continuo a cercarlo, ma non esce il disciplina. Pazzesco. Escimi... Escimi. Fammi uscire il consigliere disciplina, per favore, gioco. Non essere così antipatico. C'erano dei separatisti qua? Sì, c'erano e come. Errore mio. Me l'ero scordato. C'è ora? Oh, eccolo qua. Non è della cultura giusta. Ah, va bene. Fammi spostare il focus allora. Sì, mandate la cavalleria. Bonus alla cavalleria che non usiamo praticamente più. Va bene. Ho sottovalutato esattamente quanta gente il Paraguay avrebbe mandato. Dobbiamo semplicemente finire di occupare questi territori così i coloniali si concentrano meglio. Caro Wakanda, ti svegli? Dove sono le tue truppe? Ok. Adesso arriva, adesso arriva. Adesso andiamo a gestire anche il Paraguay abbastanza facilmente. Finiti i cori in Marocco. Ci è voluto del tempo. Posso fare trade company qui? Forse mi conviene fare trade company. Oh sì. Facciamole. Anche qui sì, dai. Poi sicuramente non mi dà un mercante. Maghreb, perché la Spagna è Maghreb. Fammi assegnare tutto, dai. Non basterà mai. Infatti. Stiamo facendo bei soldi. 665 comunque non mi conta come prima economia. Queste sono tutte le fornaci della gente che funzionano. E ovviamente ci staccano di brutto ste fornaci. Succede. Dobbiamo convivere con il fatto che le fornaci esistono. Via di Force Limit. Abbiamo superato 560 abbastanza di netto. Lana di qualità. E sono un sacco di soldi così. La qualità si paga. Ciao Uruguay. Paraguay. Ho sbagliato guai. Sempre guai sono. Intanto è caduta Lisbona.
Beh, bello che sia caduta Lisbona, ci piace. Dai, bene. Abbiamo fatto uno stack wipe qua. Gli era morto il generale perché c'era fino un attimo prima. I desideri della carne. Solita storia, la nostra consorte fa cose strane. Sì, lasciamogli fare, ci perdiamo prestigio. La nostra consorte se la fa con il nostro maestro della zecca. Non importa. Noi siamo dei veri sovrani Sigma e allora pensiamo solamente a estendere i nostri domini. Sì, eventi inappropriati. Momento CK3. Tech 27, Tech 27, Tech 27. Olè! Ok, non so come, ma l'episodio è diventato già lungo più di 35 minuti, quindi per adesso ci fermiamo qui. Siamo la prima grande potenza e lo resteremo, 1745. La prossima guerra è contro uno dei grandi due. Non so quale, ma contro uno dei grandi due. Dobbiamo finire questa e preparare l'operazione Overlord. In realtà non c'è nessuno sbarco, perché abbiamo già il territorio qua. Non so se dovrò ottenere una quantità di uomini in queste quattro province esagerata. Vedremo, lasciatemi un bel commento, lasciatemi un bel mi piace e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!